alla fine. Oddio, sì. No, sì, è un no, po'. No, te devi gestire i tomi. È un po'. È un po' uno zoner. Sì, sì, sì. È un po' uno zoner. Un po' uno zoner. Poi c'ha, per la mia ignoranza, la spada elettrificata anche, che è molto forte. Potete andare, ragazzi. Potete andare già, sì, 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 sì. No, noi stavamo aspettando voi. Ok. Ah, a posto, c'è stata un'incomprensione. E no, niente. PS2. Eccoci. Non so per Robin come possa essere PS2. So che per Baio è buono. Sì, molto buono. Cioè, di solito ho visto Boom Forever, questi qua giocano, sì, sì, PS2, sì. Quindi penso che sia buono. Sì, allora, ma più che altro è uno stage molto neutro che può andare bene per quasi tutti i PG. Sì. E sì, secondo me è molto più, diciamo, versatile questo stage, piuttosto che, cioè, molto poco polarizzante. Ti direi un Battlefield è già più polarizzante, mm-hmm, o uno Small Battlefield, sì, anche. Ma infatti penso che anche PS2 sia molto. Oddio, è entrata? No, reversa, attenzione. C'è la spada elettrificata, aiuto. Set B, ecco. Sì. Adesso iniziamo con la schiera di Set B. Sì, per forza. Robin. Poi come funziona con la spada, quella lì elettrificata? Sì. Ah, allora ci dovresti, ecco, c'è il tomo, quello là con la spada, e vabbè, ovviamente quando lo esaurisci non ti fa tutti quanti sti danni, non è, non c'ha tutto sto notte. E diventa un oggetto, eccola. Esattamente. Poi no, guarda, considera tutti i tomi, appunto, la spada stessa diventano degli oggetti, quindi li puoi anche utilizzare, la cosa anche carina, come oggetto stesso per, okay, lanciarlo. Sì, no? Sì, 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 per creare un minimo di distanza. Sì, esattamente. Però non è che fanno tutti sti danni. Non, è non, che non lo so quanti danni facciano gli oggetti di Robin. Credo pochi danni, quindi... Sì, però so che è un personaggio per che soprattutto a legge è veramente una rottura di scatole. Ecco, sono entrate le pistole di Baio che ammazzano, cioè, lì all'angolo, sì. E niente, piccola combo. Vedo che comunque si stanno studiando. Sì, sì. Ma comunque si vede con che le fasi iniziali, sì, 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 che stanno usando la testa, che non hanno iniziato oggi. Esatto, Ronde. Esatto, esatto, sì. Assolutamente, ecco, e l'ha ripresa la spada e l'ha rilanciata, sì, sì. Questa cosa è molto, molto carina. Può aiutare molto il neutral ad avere un oggetto in mano. Io ne so qualcosa che gioco Rob. Beh, Nest. Oddio, è entrato? Sì, no. È entrata. Sì. Entrata. E poi con tutta quella rage, Madonna, ammazzava, sì, per forza. Porca miseria. Ammazzava per forza. Mm. Vabbè, vediamo un Orochi abbastanza in difficoltà, ma che comunque se la sta studiando. E intanto, esatto, entra la prima kill. E non si lascia spaventare da questa Baio che aspetta, aspetta, e poi arriva e morde come una vipera. Questo che ho utilizzato poco. Oddio, come si chiama? Il tomo, quello dell'ombra. Sì. Mi ricordo. Visto che l'ho utilizzato poco, forse effettivamente considerato. Ma è difficile, è molto difficile fare. Beh, no, quello sì. Però è una bella mossa. Qua ho sbagliato. Ho tolto lo scudo, mi sa che è morto. No. No, 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 no. Ha fatto bene SDI, tra l'altro. Si è salvato da quell'ultimo hit. Madonna, guardate che roba. Sì. Mamma mia. Allora, lì quel pugno. Ecco, infatti ci ha provato a. Al legge veramente forte, perché tu non puoi. Quando sei in disadvantage non puoi punire Baio per aver fatto quella mossa. È molto committal, è molto lento quell'F smash, però copre un'area gigantesca. È veramente forte. Devo coprire anche la roll? Sì, 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 assolutamente. Ma c'ha un range gigante, quindi ci puoi coprire. Vale, iniziamo con la schiera di Set B. Addirittura salto, forse. Quel Set B di Robin mi ha sempre ricordato un po' l'acqua dei Belmont. Sì, 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 è molto simile. Proprio di Robo, secondo me è più forte. L'acqua, eccolo là. Vabbè, tra... qua si è bastato zombie, un counter. Sì. No, secondo me è più forte Robin in generale rispetto a Belmont. Cioè, Belmont so un po' così. Cioè, l'ho giocato per un periodo, però competitivamente, boh. Infatti, a livelli grossi. Grossi, il problema grossi, è che appena sbagli lì. Sì, basta che ti buttano un tantino fuori stage dove non ritorni con ti direi Robin c'ha già salute. Qualche. Già Robin, dal suo punto di vista, diciamo che c'ha qualche asso nella manica, sì, in più. Sì, esattamente. Mentre invece più versatilità, più matchup positivi. Tocca segnare tutto. Sì, siamo 1-0 per Albi. Ok. Vedete? Dov'è? Qua? Qua, giusto? Sì, sì. Metti Albi. Dove? Albi è questo qua. Metti uno.
E a posto? Sì, sì, a posto. Perfetto. Dai. Ah, ok. Infatti. Secondo game. Vediamo come si adatteranno l'uno all'altro. Mm-hmm. Ha cambiato skin comunque, Albi. Ha cambiato skin? Ha cambiato skin di Baglio, sì, sì. Prima c'era quel vestito blu. Che è, d'altronde è la stessa di Lima, se non erro. Guardate che roba. Niente, con l'APB non l'ha acciappato. Comunque, Baglio è pericolosa per il fatto che non le puoi mettere pressione. È vero. Perché c'ha sto counter che, non lo so, Baglio sta sulla piatta, non è che puoi jugglarla free, non è free per niente. Perché è molto pericoloso il tuo counter, veramente, potrebbe significare kill. Guardate. Se sei ad alte percentuali. Ha provato a leggergli un eventuale roll con quella smash. Guardate, quella roba è true. Cos'era? Era true? Non lo so. L'ho vista anche da Lima. Mi sembra l'ultimo torneo d'altronde. Non penso non, non ne ho idea. Beh, comunque mi sembra un po' tosto per Robin entrare, anche perché vedi il counter. Se gli butta il side B, poi dopo basta che Baglio va sulle fiamme, fa il counter. Fa il counter e reversa. E poi l'F smash di cui parlavamo prima. Effettivamente Orochi utilizzi full Robin, porca miseria, no? Vabbè, succede. Ma comunque in quella situazione era molto difficile recuperare. Abbiamo visto una pressione da parte di Albi veramente. Beh, sì. Opprimente. Albi dovrebbe essere uno dei baionetta più forti italiani, se non sbaglio. Per forza. Non voglio dire una cazzata. Per forza. Ma poi ce ne abbiamo poche di baio. Quindi. Beh, sì, effettivamente sì. Rispetto all'altra moltitudine di personaggi. Non so se Orochi utilizzi un altro personaggio, però non so nemmeno effettivamente com'è sto matchup. Da quello che sto vedendo, comunque sta faticando veramente tanto. Sì, ma anch'io credo che non sia molto facile. Dalle SD che ha fatto prima. Così a occhio, a prescindere dai player, proprio mi sembra che a Robin manchino chissà quante opzioni. Manca qualcosa in più. Visto entrata l'ombra. Come cavolo, assorbito i danni, però c'aveva zero, quindi non ha preso nulla. E vabbè, aspetta, guardo un attimo la chat, secondi. Vai. Ma Super Gandix quando gioca, Super Gandix, Sir 90, non lo sappiamo sinceramente. Ma adesso chiediamo... Edo, quando gioca Gandix? Finisce questo round e poi dopo giocherà. Ma gioca on stream o...? No, on stream, penso. Ok. Sì, comunque Gandix. Ok, dopo abbiamo il Gandix on stream. Ok, perfetto. Hai segnato il result di prima di me e Tiger? Pistole. Quant'era? Va bene. No, comunque molto bravo, Albi. Bravo. Lo penso ancora oggi. A parte che comunque gioca contro Baglio, cioè devi assolutamente evitare di saltare, se no è mangiare. Se te legge un salto è veramente la pena. Sì, assolutamente. L'ho scoperto oggi sulla mia pelle, ho giocato proprio con Albi, quindi ho visto che... Come ti è sembrato comunque? Non mi posso avvicinare. Albi sa sempre cosa fare quando gli metti pressione e gli vai addosso, perciò se mantieni una certa distanza ti studia. Morto? No. No, ancora no. Al prossimo sì. Sempre ti studia, aspetta molto prima di entrare. Beh, penso insomma, che sia, non fa niente a caso. Penso che sia l'ABC di ogni baionetta. Sì, sì, esatto, se la gioca molto sulle letture. Comunque qua è di molto strano, pure questo F smash che no, in realtà secondo me quella F smash era per leggere la roll. Era per leggere la roll. Infatti è una cosa che io di solito per esempio faccio quando l'avversario respawn e roll là. E comunque una volta che Ketto mi c'ha pure punito. Ti sta prendendo uno spiraglio qua, No, spiraglio l'hai detto bene, si è preso. Però qua toccava timare bene l'air dodge, toccava fast follare, c'erano dei modi per recuperare, però ti dirò, secondo me per Robin sarebbe stato meglio tocca mettere 2-0, sarebbe stato meglio forse PS2 più largo, comunque riesce a gestirtela un po' meglio, io penso a evitare che... effettivamente nonostante la grande mobilità che abbia Baglio che ti arrivi subito sotto io un... penso che se c'è uno stage grande va solo che va solo a vantaggio di Robin, perché comunque Baglio ha bisogno di andarti addosso prima o poi ha bisogno di andarti addosso e di sempre smorbare. Perciò io ho trovato meglio qua. Io credo che questo stage forse non è proprio il top per Robin. Per Robin ci sarebbe meglio in questo matchup uno stage un po' più largo. Sentiamo Robin main nel caso qualcuno in chat ci dica. Sì, ma io così a naso direi che Robin ha bisogno di molto più spazio. Sì, un po' più largo, ormai. Cioè anche io per esempio con quando utilizzo Belmont qua, sai che ti dico, molte volte preferisco non andarci.
fresco e stage un po' più larghi dal punto di vista. Ci sta. Vabbè, alla fine gusto personale. Ho preso il libro. Se non sbaglio. Bella questa, bella. Attenzione! Combo! Queste combo di Robin non mi piacciono veramente. Questi sono danni. Veramente tanti danni, raga. In realtà poi ha lanciato la spada. Io pensavo fossero pochi danni. Ha fatto tipo 15%. Wow. Però vedi, ecco, quello che ho detto prima. Non puoi mettere pressione free a baio sulle piattaforme. La vedi su una piattaforma? Non è detto che la puoi colpire perché c'ha il counter e dopo ti ammazza. Se sei alte percentuali. Quindi è... diciamo bisogna andarci molto cauti sulla pressure. E vabbè, di nuovo situazione off stage. E attenzione, bellissima kill qua. Bella. Sì. Qua gli ha coperto un po' tutto. Oh, madonna. Prova questi F smash. Orochi si è posizionato bene. Io interamente apprezzo. Niente tech, attenzione. Attenzione Lord Dodge per un pelo, Un altro? No. Anche... Comunque, vedo che c'è... Guardate che roba. Ma se prendeva pure quell'altro side B. Vedo che comunque si sta adattando. Sì, sì. Guarda, però si sta giocando in maniera diversa. Un'altra partita. Se la sta giocando più da Zoner. Sì, infatti, cioè, secondo me... Sì. Potrebbero arrivare a 2-2, Questo non lo so, vediamo come si evolve. Perché secondo... dipende tutto da questo game. Orochi. Dipende assolutamente tutto da questo game. Ci arriva? Sì. Porca miseria, però Albi... Se vedo un'ultima stock molto convincente, se la vedo, col Nair, allora ti posso anche dire di sì, potrebbe ribaltarsi la situazione. Io personalmente lo spero, guarda, così almeno. Vediamo un po'. Robin. Sì, studiamo anche noi. Sì, esatto, vediamo un po' sto personaggio che qua in Umbria non lo vediamo mai. Ma manco Baglio. Sì. Ah, qua in Umbria... Per noi sono delle bestie mitologiche. Sì, più che altro qua in Umbria abbiamo non personaggi strani, però... Vabbè, comunque... Non siamo nemmeno tantissimissimissimi. Alla fine giochiamo personaggi. Sì, giochiamo tutti personaggi diversi. Quello che ci penso. Sì. Non ci sono due che giocano un personaggio qua. Praticamente. Non ci sono doppi, esatto. Mm. Forse adesso. Vabbè, però in realtà il marto l'ha droppato Fox. Se no, c'era. Sì. Mm. Però mi ha dato qualche dritta ieri. No, dai. E vabbè, vediamo comunque. Quello che counter di nuovo, eccolo. No, in realtà ancora no, non è morto. Però è molto tosta perché vedi qua recuperare. Beh, però ce l'ha fatta. Niente, ha provato un'altra volta il counter contro il fuoco. Che vedi, questa cosa su Aveva capito qualcosa, però. Gli dà molto fastidio sta cosa, Robin. Che non può spammare il fuoco. In realtà il proiettile in generale è abbastanza rischioso. Però comunque. Non se la lascia togliere questa stock. Perché poi finisce il set e. E niente, vediamo un po' più di rollo. Non penso nemmeno, vabbè, è una cosa abbastanza simile al mana di Hero, comunque, gestirsi i toni, però sono più. E però io non so come funziona, comunque il Bear qua ammazza per forza, sì. Peccato. Vabbè, quel sembrava che avessi capito qualcosa, ma... Veramente forte. Niente. Oh, è stata dura, comunque... Edo.